Eccoci qua ragazzi, benvenuti. Siamo ad una live così improvvisata notturna, sono le 10:30, siamo su Twitch. Voglio portare avanti Verbillions, siamo al giorno 93. Mo, aspettate. E mo lo scrivo pure. E poi devo catacola, devo, ecco qua, giorno 93, devo catalogare tutto ragazzi, quindi mi devo segnare tutto bello preciso perché se ne faccio casino. Ok, fatta questo. Allora, dicevamo ragazzi, siamo ad una live su Twitch improvvisata, è domenica alle 10:30. Solitamente io la domenica non faccio niente perché mi riposo. Sistemiamo anche l'audio. Ho visto che c'è stato anche un aggiornamento su questo gioco qui. Hanno aggiunto, da quello che ho capito io, qualche lingua in più, non l'italiano. Hanno aggiunto cinese semplificato, l'arabo, l'aramaico antico. Però l'italiano no, perché l'italiano viene sempre per ultimo. Comunque, va bene, lasciando perdere queste cavolate, lasciando perdere queste cavolate, siamo al giorno 93. Siamo messi non bene, perché come difensiva non siamo messi molto bene, anzi, direi abbastanza male. A me quello che mi preoccupa, ho notato di questo gioco, mi preoccupa, sono non tanto perché a logica sembrerebbe più difficoltoso difendere una roba del genere, una difesa così ampia, che una piccolina. In realtà è l'opposto, perché se una difesa piccolina come questa, che io non ci posso mettere niente, io qui ci posso mettere massimo un'altra difesa se me la fa mettere, un'altra torre che può essere la Shocking Tower forse, vabbè al momento sì, una qua la posso mettere, però se tutti i zombie, se tutta l'orda di zombie entra qui, sfonda, anche se facessi la pietra, sfonda. Mentre qua comunque qui posso aumentare le difese, la balista magari si aiuta con la Shocking Tower e viceversa, ne posso mettere. Beh, ci vogliono le risorse, però ideologicamente ne potrei mettere quante me ne vuole. Quindi, da un certo punto di vista, è più facile difendere una difesa grossa così che una cosa piccolina come questa, ed è brutto perché qui si entrano, sono entrati, sfondano. Quindi. Poi un'altra considerazione, pietra ne sta facendo veramente troppo poca perché la pietra è essenziale, che solo per trasformare tutti i muri in pietra ci vuole veramente il mondo. Il problema è che io pietra o me la vado a prendere di forza da qualche parte o non ne ho. E oro, anche tantissimo oro, oro l'ho qui. E pietre qui, quindi converrebbe chiudere e fare quello che volevo fare l'altra volta, ragazzi. Però siamo al giorno 93. Bisogna essere forse un pochino più decisi su questo gioco, perché io tendo a chiudermi a riccio, e forse devo forse occupare più perché più ti allarghi, più comunque diventa anche difficile difendersi. Io sono di questa ideologia qua, però. Io qua mi sono allargato per un attimo, mi stavo allargando qui allora, io però un attimo. Qui c'è dell'oro, qua. Perché non mi sono andato a prendere quest'oro qui? Perché sono qui là, ovvio. Ma poi non capisco tutti i soldati. Death sentence. Tell me your darkest thoughts.
siamo veramente indietro, secondo me va a finire malissimo. Al prossimo, alla prossima ondata, però ragazzi, oh, si ricomincia, eh. Un altro, ho già ricominciato non so quante volte, anche offline, che l'ho giocato anche offline questo gioco. Un bel po'. Non tantissimo, perché c'ho, quante ore ho? 20 ore, ma l'ho preso, saranno 3 o 4 giorni, quindi in realtà ci ho nerdato veramente tanto. Anche perché mi piace la sfida bella tosta, anche se ovviamente poi mi ci incavolo pure. Ogni tanto qualche bestemmione parte, però è comprensibile. Anche perché è veramente insidioso questo gioco, cioè punitivo a livelli. C'è chi non l'ha preso da laggiù? Aspetta un attimo ragazzi che prendo il tablet. Eccomi qua. Mi scordo sempre le cose. A parte che va bene, un po' improvvisata questa live, perché vi ripeto, oggi non è uno di quei giorni, non sono in quei giorni, quindi non la devo fare live. Però ho detto, data che avevo voglia di giocare, giochiamocela in live, tanto cioè, giocarsela offline o in live più o meno. Non è che, anche se magari offline non è che mi chiacchiero da solo, non è che mi chiacchiero. Però va bene lo stesso. Guarda che quello corre. Ecco, bravo. Io capisco perché pietra 14 solamente, sono proprio brutto. Anche qua mi piacerebbe andare oltre gli alberi, no? In modo tale da sfruttare gli alberi. E poi qua è sempre, arrivi per fare una cosa, poi sempre sì, ma un pelino in più mi tornerebbe comodo, un pelino in più, un pelino in più, ti ritrovi che poi arriva l'orda e sei ancora che devi far tutto. E due. Quindi questo non mi dovrebbe servire. E per ora faccio legno perché sono ancora indietro con la pietra, ragazzi. Mi indietro in troppe cose. Come sempre manca l'angolino qua, perché ormai è scritto. Devo andare così, se manca sempre l'angolino. Poi qui, non so nemmeno io. Quindi qua ne facciamo un altro, perché voglio chiudere qua. Il problema sono le difese, è il guadagno orario di materiali e il fatto che devi coprire una zona troppo, cioè la base non è piccola, eppure sono nello stretto. E le difese non ci sono, perché fondamentalmente se dovesse venire un attacco serio mi sfondano. E praticamente niente, risorse, per cui ci sai. C'ho una base abbastanza grande, piena di roba, però guadagno un fottio di risorse e vado avanti spedito. No, il problema è quello, le risorse sono minime. Purtroppo, perché tutto, ogni cosa consuma un qualcos'altro, è tutta una combinazione. Perché per esempio le power plant, quelle grandi, che mi sembra ne ho fatta una forse, o nemmeno una. Ce n'ho neanche una, ce n'ho. Comunque consumano stone, per esempio. E quindi più ne hai, e più ti leva stone, quindi devi costruire altre zone per prendere lo stone. È tutta una combinazione così, è un casino, perché poi ti ritrovi a gestire uno spazio ampio difeso alla bene in meglio, o anzi alla bene in peggio,
Questo cosa forniciato qui dentro? Mannaggia te. Ecco, facciamolo uscire, su. Vieni, su. Fai. Devo rimanere tutta la base per farti uscire, no, meno male. Quindi ragazzi, non lo so, secondo me andrebbe un pochino riguardato questa cosa qua, perché secondo me è troppo. Io capisco che la difficoltà fondamentalmente sta nel costringere il giocatore ad ampliarsi, perché sennò uno si chiuderebbe a riccio. E arrivi a un certo punto magari che non riescono più a invaderti perché hai praticamente solamente difese, nemmeno più palizzate, perché mi ricordo quando giocavo a queste tipologie di giochi qua non facevo neanche le palizzate, facevo tutte torrette praticamente, era una palizzata di un muro di torrette, era. Si può anche levare che non serve, non credo ci passi. Un problema è che qui bisogna modificare qualcosina secondo me. Perché a me come gioco mi garba parecchio, perché sennò non ci passavo tutte queste ore in così poco tempo. Però secondo me qualcosina va ritoccato. Anche la distanza. Per esempio, se faccio la segheria qui, occupa tutto questo spazio qua, tutto questo range qua, e non la posso fare qui accanto a quest'altra, la devo fare lontana qua, laggiù, vedete? E anche questo rompe, se ne potessi fare una qui, magari una qui, tutte distanziate con poco spazio, magari questo bosco qui mi basterebbe. Invece anche qui c'è questo bosco qua, e poi il bosco non si consuma. Va lentissimo? Aspetta un po'. Beh, è strano che va lento. Perché ricarica? Ah, perché tesse le Maldive. Oh, ho capito, ho capito. Come va? Ecco, raccontami, raccontami, sono curioso. Aspetta, ti scrivo. Se mi senti male ti scrivo così. Così almeno mi puoi leggere. Grande Decco. Poverina, cioè, vabbè, poverina, le Maldive gli va male, però insomma, meglio se le Maldive. Anche se ti va male internet. Ok, grande Decco. Allora ragazzi, dicevamo che praticamente qualcosina va a modificare, perché cioè io dovrei difendere, cioè l'attacco, il discorso è questo, l'attacco quello che viene ogni 10, all'inizio 20, poi 15, poi 10, cioè ogni 20 giorni, poi va ogni 15, poi ogni 10. Ed è un attacco sempre più massiccio. E quindi, dato che l'attacco potrebbe venire da qualunque parte, noi ideologicamente dovremmo difendere tutto al massimo. Ed è impossibile. Ma poi, il 150esimo giorno, l'attacco massivo l'abbiamo ovunque. Quindi il 150esimo giorno deve essere tutto al massimo coperto, tutto. E quindi diventa un po' improbabile, perché io ho pochissime risorse fondamentalmente, e forse può darsi anche che lo gioco male io, forse devo essere più rapido, devo magari organizzarmi meglio, senza dubbio. Però Dio, andiamoci a prendere un altro po' di querry, anche perché poi di cose da fuori, cioè
È un gioco che fondamentalmente è banale perché te non hai un milione di cose da fare in questo gioco qui. Hai quelle classiche cose da fare, è un gioco classico questo. Però anche ti porta tanto via, ti porta via anche tanto tempo, per esempio fare raid, ti porta via tanto tempo, non sembra, ma ne porta via veramente tanto, perché comunque devi stare dietro. Devi comunque sempre tenere d'occhio cosa fanno i tuoi uomini perché fanno presto a morire. Quindi devi tenere sempre sott'occhio e delle volte il raid dura anche parecchio perché arrivano a ciclo continuo. E poi c'è sempre questa cosa perché adesso qui non me lo metti. Cioè sono i nemici vicini. Dammi un po' vedere. Ui. E se sei bloccato tante volte, eh? Cioè io comunque ora dovrei difendere questa zona qui per prendermi comunque un po' di oro che serve però per quel no testiamo, ma per quello che mi dà. Ah, ecco, è morto pure, fa piacere. Vedete, mi sono distratto un attimo e uno è morto. Proprio quello che vi dicevo io, che se non li tieni d'occhio costantemente ti crepano come niente. Grazie gioco per non avermi sbugiardato, perché di solito mi sbugiarda. Io dove non mi mette le palizzate metto torrette. Meno. Questo ci pensa, indeciso. Ok, era indeciso lui. E poi io mi perdo, eh. Le volte mi perdo, non è che lo ammetto, però. Comunque sono riuscito a sclerare anche con questo gioco. Peccato che non si riescano a mettere i cancelli. Che schifo, come ho messi male. I cancelli, le difese dietro e queste qui dove non si può mettere difese avanti, è l'opposto di dove fare in realtà. Esattamente l'opposto. Allora le faccio così. Qui, finché non mandate avanti il tempo, vi ridà tutto così. Possiamo deletare senza problemi. Facciamo un cancelletto qua. C'è anche questa zona qui. Secondo me è troppo vasta da riempire, cioè tutte le zone. E comunque va fatto perché l'ultimo giorno l'attacco è su ogni lato. Attacking the colony defenses. Se gli sta sparando piano piano. Se vai anche te a dargli una mano. Ecco, ci ho sfondato un cancelletto. Non sono i più adatti, però insomma dovrebbero un attimino levarli. Poi arrivano anche delle mini orde random, che delle volte sono più fastidiosi che delle onde. Parlavamo di Orda, ma ha sentito. C'ha le orecchie lunghe l'Orda, oh. Mannaggia. Adesso controlliamo una cosa. Io sono solito fare così. Manca 30 di energia, merda. Merda. Devo fare anche la fonderia. Perché sennò siamo nel gatto. E allora questi li devo lasciare qua.
perché ci sono anche più attacchi combinati. Da dove? Da qui, quindi da qui no. Cioè ragazzi, io l'ho detto appena iniziata la live, ho detto se mi attaccano da qui è finita. Dove ho le truppe? Questi quattro gatti sono le truppe? Sento brutta, me la sento brutta, la brutta è brutta. Cioè sti quattro gatti sono, ma si attaccano proprio dove ho detto inizio live che se mi attaccano lì era finito. Perfetto, io vorrei fare una, l'unica mia speranza è... Ok, e fare velocemente una Shocking Tower. Qui sarebbe ideale. Ah, oh. Segreta di te. Tanto alla va la spacca. Pietra. Pietra. Mannaggia, anche questo è di pietra, però. Tutti i cecchini al rapporto. Tutti i cecchini al rapporto. Sono tutti vuoti, ce n'è nemmeno mezzo. Carica, salva, salva, vai che è meglio. Tutti i cecchini al rapporto. Mi raccomando, passate da fuori e fatevi inchiappettare. Tutti i cecchini al rapporto. Questi prima che arrivino. Prima che arrivino. Che poi potrebbero anche passare da qua, ora che ci penso. Oddio santo. Oddio santo. Oddio santo. Tanto, non ci avevo pensato. Ecco, questi stanno passando proprio dove non devono. Ma lo sapevo, cazzo. Ci han fregato. Ci han fregato e ci han fregato e ci han fregato e ci han fregato, anche bene direi. Però io o lo butto di qua a questo punto. Però non ce la fa più. Però non me lo mette neanche, dai però. Perché c'è questi due che gli danno noia, no? E questi gli danno noia, lo sapevo. Siamo fregati comunque. Anche perché non ho unità. C'è qualcuno che li può distrarre? Qualcuno veloce? Siamo fregati, ragazzi. Building completed. Understood.
Siamo fregati. Siamo fregati, non posso tirare una fetta. The colony is under attack. The infection is spreading across the colony. Ora questo qui di si moltiplicano adesso. Our forces are in danger. They are infecting our buildings. Our buildings are being attacked. Che poi il problema è che loro spaccando le queste qua, le Tesla Tower, levano l'elettricità e non funziona più niente. Finita. Non è sfondata anche qua, adesso entrano dentro i cottage e si moltiplicano a bestia. Stanno sfondando anche da questo lato e ci hanno fregato. Come era prevedibile? Perché sono stato troppo lento. Ah, pure di qua, ragazzi, pure di qua. Bene. Niente, finito. Quindi addirittura due lati mi hanno attaccato. Allora, popolazione massima 504. Infetti uccisi 4700. Soldati morti 48. Coloni infestati 400. Score factor 22%. Final score 210. E noi ricominciamo, ragazzi. Non ce la pigliamo e ricominciamo. Allora, che lo voglio chiamare morte. Questa non è che ce l'ha sbloccata, no, eh. Ah, col 10 addirittura. Però il 10 non mi sblocca la mappa dopo. Perché vuole il 20%. Però io voglio tentarlo prima di finirlo in easy. Che addirittura al 3. Voglio finirlo prima in easy e poi dopo voglio andare in accessibile. Perché accessibile è getto stella. Però noi potremmo fare 120. No, preferisco così allora. Facciamo così e ragazzi, tanto la tentiamo così al 10%, poi se va bene, anche perché bisogna capire bene la dinamica, cioè la dinamica è semplice, bisogna capire un po'. Secondo me qui va tutto sulla velocità, produzione e velocità, non bisogna perdere manco un mezzo secondo su questo gioco qui, perché poi lo paghi moltiplicato per 1000. Ma qui intanto li possiamo mettere che non danno fastidio a nessuno, no? No, questo è food? Perché food? No, io voglio mettere le case. Da noia e te pareva vaffan. Ok, io volevo mettere subito le case, perché tanto mentre esploro crescano tranquille le case, non rompono le balle. Poi facciamo subito la segheria se me la dà. Non me la dà. Perché vuole 300 di gold. Intanto noi ci facciamo una passeggiata rapida. Ola! Ottimo! Questa basta attivarla, non penso la possano distruggere. Quindi non credo che gli devo fare la guardia. Vabbè. Ok.
fatto l'oro? Anche la segheria a 300 di oro come partenza è tanto, cioè, ragazzi, qui c'è un bel po' di pietra, qui c'è un altro bel po' di pietra, che qui va conquistato tu, Ciuccio. Buono, buono. Quindi qui possiamo anche chiudere, però c'è il gold. Qui ragazzi dobbiamo cercare di... Ok, adesso non mi voglio scontrare con nessuno perché comunque bisogna difendere anche quel poco che... Allora, pausa. Perché si può perdere anche dai primi minuti, eh? Mi è capitato, eh? Non è che inizia facile questo gioco inizia subito difficile. Segheria o segheria, vediamo un po' dove non la posso mettere perché vuole. Se finisco di pigiare tasti a caso come un maledetto nevrotico. Ah no, aspetta, prima fammi sviluppare questo che magari mi allarga un cincinino. Anche le case, ragazzi, ne dà veramente poche. Cioè, rispetto da veramente pochi coloni rispetto alle case che bisogna fare. E soprattutto la cosa che frega di più sono queste torrette qua, perché io posso avere anche 3.000 difese, però magari mentre loro distruggono le difese fanno il loro lavoro. Se loro mi distruggono subito questo, le difese si azzerano immediatamente e è finita. Gnam gnam! Tutto mio. Bello, qui però c'è della bella pietra. Mi piace, mi piace. È un posto malvagio questo. Non è malvagio come lo descrivono. Great! No, no. Qui c'è del brutto? No, c'è dell'oro invece. C'è dell'oro. Ma qua si potrebbe chiudere. Io qui però devo difendere già una marea di roba, vedi? Io dovrei fare subito questo. Wood 20. Quindi questo 10, 10. 8, 4, quindi il primo 10 che mi dai qui è aggiudicato. Allora io basta girottolare, girottolare. Viva la dislessia. Che poi sono un po' fetente queste guardie qui perché gli passano alle spalle come nulla. Non sono molto. Uno qui, per favore. Fai un po' di patrol. Di patrol. E tu qua. E c'è qui. È chiuso? Wow, che bella notizia! Ottimo. Bella 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 bella. Mi piace questa mappa, mi piace, bella bella bella. Bella bella bella. Muri. Muri a dismisura. Ok, già sì, muri a dismisura, già finito il legno, va bene, ok. Muri a dismisura, niente. Qui il wood, dove devo andare a fare il secondo wood? In Indocina devo andare. Se ti occupi fino a qui, sei stronzo. Però sei un po' stronzo. Posso allungare qui? No, perché manca il wood? Leviamolo muro.
Mi sta già allargando troppo, sento che sto già facendo una cosa sbagliata. Fai patrol, caro ragazzo, che se notte non vedi neanche se ti possono a un metro. Qui non patrolla nessuno. Male. Qui non patrolla nessuno, a parte che qui è chiuso, quindi deve passare per forza di qua, ok, va bene. Va bene, chiuso, chiuso. Dai ragazzi, che questa mappa mi piace. Se non faccio cazzate, io dovrei già chiudermi, ma... Se non mi fai fare legno, come mi chiudo? Fai patrollo qui. Un bel patrollo. E passerebbe lo stesso, se vuole, Ah, questa mi sa che va spostata allora. Perché mi butta troppo in là. 4 ore mancano lavoratori, 4. Va bene. Attention. Tutte volte che dici attention ti senti dentro di te morire e pensi a qualcosa di brutto. Ok, perché qui da scusa? Mi manca il food, mortacci lui. Allora, food. Possiamo mettere 12, 12. Uno qui e uno qua, ci sta. Tanto qua mi dà tutto 12, no? Metto uno qua. Metto uno porco lì. E basta. Uno porco qui. Vamos. Voltori 4. Perfetto. Dove me la fai fare qua? Food qui. Vamola qui. Vedete quanto spazio però? Troppo. Troppo spazio. Troppo spazio. Allora no, questo tanto non credo lo possano tirare giù. O sì. Non lo so. Cioè, proprio è una cosa che non so, non mi è mai capitato. Quindi. Se io però voglio includere questo, la dovrei fare qua la chiusura, però qui verrebbe una roba abnorme. Neanche la muraglia cinese viene così grossa. Pochi, perché gli manca sempre quel pelino maledetto per fare quello che voglio, che tutto è terreno fertile. Io vorrei fare le case sul terreno arido, però qui ci deve andare il petrume. Qui lo vorrei chiudere e farci delle torrette come difesa estrema. E quindi bisognerebbe prendere ideologicamente almeno uno e due liberi, quindi anzi sarebbe uno e due liberi. È una cosa che voglio fare, però tutte le volte non riesco mai a concludere perché non ho le risorse per fare quello che voglio. Cioè io qui vorrei chiudere, fare una doppia mura, anche triple, e praticamente riempirla di torrette, solo torrette.
E il problema qual è? Che poi non si mantengono, perché se arriviamo a chiuderci qua dentro, o qui facciamo una mini città dipendente, anzi indipendente, però ci va troppo lava, perché io l'ho provato questa cosa qui, praticamente è arrivato quasi in fondo, 120esimo, 115esimo, che i giorni erano 150, quindi non proprio in fondo, però siccome mi avevano attaccato in un punto che stavo costruendo, ed erano passati, ho provato a vendere tutto e a costruire torri qui, a chiudermi. Il problema è che praticamente, perché uno vendendo prende le ultime risorse, vendendo praticamente loro non si moltiplicano quando conquistano e ti prendi le ultime risorse per fare le torrette. Potrebbe essere un'idea, e praticamente che tanto quello che conta è questo. Il problema è che lui da solo non si mantiene, perché se io comincio a mettere tutte le torri, quelle Tesla, quelle, no, Tesla sono queste, le torri, quelle elettricità, le baliste, le shocking tower, ecco, mi venivano, le baliste, tutto un po', per tutte magari le truppe, che magari sono una trentina, 40, quello che sono, lui non si mantiene e va in rosso. Quindi poi dopo, quando ti spaccano qualcosa, non la puoi ricostruire, non hai comunque l'autonomia, diciamo, anche per fare riparazioni minime, e poi alla fine ti sfondano. Quindi è una cosa che forse potrebbe andare bene come proprio ultimo giorno dell'ultimo attacco. Ecco, forse sì, riempirlo, proprio riempirlo totalmente di torrette e andare giù con quelle. Forse potrebbe funzionare. Comunque, io per ora questi paletti li lascio come una cosa che si potrebbe anche fare, però possiamo prendere anche un po' più spazio, però poi dopo rimane, perché se io prendo più spazio, dopo queste torrette, se io per esempio chiudessi qua, dopo queste torrette sarebbero isolate rispetto alle altre. Invece così tutte si, diciamo, si aiutano l'un con l'altro. Allora, chiacchiere a parte. Però, mannaggia, chi era buono, chi era. Quanto non mi garba metterle lì. Mi sa proprio di cosa brutta. Vorrei chiudere qua. Se il loro signore si sbriga, ecco. C'ho 6. Ma qua c'è lui che fa patrol. Qui c'è lui che fa patrol. Qui è chiuso, non possono passare. Turns out a colony needs a mayor. Who knew? Sniper bonus muro di legno più 10. Mamma mia, fa un po' tutto schifo, dammi lo sniper. Sì, vabbè, muri di legno mi farebbero comodo adesso, però dai, dammi lo sniper, su. Facciamo un po' i fighi. Una pedra, vieni a snipero. E muori subito. Perché? Non fai come voglio io. Me devi sempre. Oh, qui facciamo tutto un pianto e facciamo tutto una barriera unica e buonanotte. E poi qui non è che mi fa risparmiare tantissimo, eh. E qui io devo chiudere dopo, però non posso lasciare sta pietra dietro. Non posso lasciare Pietro indietro. Mi dispiace. Mi dispiace per Pietro.
Non lo posso lasciare indietro. Sì, questa fa una ronda così. Ne passano 50 invece che uno. Bene, tu metti di fisso qua, va. E chi ce l'ha tutto sto legno? Attenzione. Io c'ho sempre sto maledetto vizio di voler ingrandirmi troppo all'inizio. Perché anche questo qui, no? Se chiudi, dovresti chiudere qua, perché cosa fai? Lo lasci dietro? Poi allora se chiudi qui, allora devi anche includere questo, perché sennò cosa fai? Lo lasci dietro? Ecco, a son di queste cose qui, non vorrei lasciare dietro una cosa, non vorrei lasciare dietro l'altra. Finisce che non faccio mai le mura e poi mi inchiappettano come un polletto arrosto. Ora lei deve andare qua. Perché te ti sei fermato? Ti ha detto di fermarti? Vabbè, spero tu ce la faccia da sola perché devo controllare qua. Almeno attiviamo il tower. Attenzione, Ci avrò building l'energia. completed. Allora, se c'è questo, a te non c'è più bisogno. Puoi patrollare da qui. Puoi patrollare da qui a qui. E te puoi andare a dare una mano a lui. Di qua c'è lei. Un lavoratore, ragazzi, uno. A me queste case qui mi angosciano. Non so mai dove metterle e comunque le metto sempre male. La Madonna, meno 20. Ferma, ferma, tutto. Quattro lavoratori, sta facendo. Ne fai altri? No. Che ha attivato quello è il diluvio universale. Meno 3 addirittura. Attention, building completed. Attention, building completed. Ecco, quindi 3 non me lo fa. Eh no, ne vuole 4. Food 4, manca il food. E il food manca l'energy. E allora? Posso disattivarlo? No, non lo distruggo, no. Ho fatto una cazzata. Bene. Ne sono contento. Cos'è? Cioè, allora io l'ho preso, cioè. Lo devo distruggere, ragazzi, non ci credo. L'ho attivato troppo presto, no. No, non ci credo. Perché? 20 da dove lo levo io 20? Non lo posso disattivare, scusa. No, lo devo distruggere. Non ci credo. E poi dice uno perde. E per forza, se non è coglione perde. Ovvio. E fa ste cagate. Mannaggia. Che cosa orribile. Oh. Perché meno 20. Che poi è stronzo perché no? Cioè se lui mi dava uno in più di lavoratore, la propria mancava di energia uguale. No, perché poi non vuole lavoratori, vuole proprio uno di energia. Però l'energia vuole 4 lavoratori, quindi se io recupero un lavoratore
tipo un lavoratore da qui, giusto? Io faccio, ma forse ce la facciamo. Mamma babba mia, babba mia, che babba mia, che cazzate. Perché l'ho messo lì, voi direte? Perché non lo voglio mettere nelle zone verdi, anche se è più pericoloso metterlo lì. Ma anche se te non gli vai a dare un bacino, un bocca, è uguale. Stai qui, fai un patrol così, più piccolino, tanto lui vede abbastanza da lontano. Ecco. Non mi darà 20 sicuramente, quindi se me la punta a capo. Ah no, ma è andato per 10. Non mi ero visto di fare la peggio cavolata del mondo. Invece no, è andata bene. Quindi adesso lui non ha lavoratori e non ha cibo, quindi mettiamo altre pescherie. Se possiamo, ovviamente. E qui nulla. Ma una qua. E poi dopo dobbiamo fare cosa vuole lui, perché qui ora non mi voglio più fregare come prima, eh. Questa la possiamo far vicino alla segheria, che tanto qui di segheria non ne possiamo mettere più. E ci dà un bel se noi ne facciamo una qui, arriva fino a lì. Se noi la mettiamo qua, non gli dovrebbe dar noia poi dopo. Vabbè, noi la mettiamo qua, vai, dovrebbe entrare tutte e due. Lavoratori zero, ma se io per esempio adesso, no, ora lasciando fa che c'ho poca energia e va bene, se io ne faccio subito un bel po' di queste robe qui e mi levo il pensiero, non è meglio? Ma poi scusa, questi muri qua con queste travi qui non le ho mica mai fatte, non ci sono mica. Sarà che sarà magari nel prossimo aggiornamento fanno delle mura di questo tipo qua. Perché noi abbiamo solo due tipologie di mura, sono pochine. Meno 3. Oh. Io vorrei continuare a mettere qui, ma non la vedo una cosa buona. Qui è poi un... questo dove arriva? No, ecco, purtroppo ha un raggio d'azione corto. È il problema anche quello. Io non voglio fare le case. A parte che vabbè, di zona verde ce n'è tanta, però siccome non basta mai. Tieni, guarda quanti te ne fo. Se bastano zombie che entra qui è finita, eh. Siamo già al giorno 6. Dobbiamo pensare avanti. Dobbiamo sempre stampare. Allora, tanto legna ne abbiamo uno strabordello. Io direi, dobbiamo anche contare, questo ci può aiutare, perché noi si potrebbe benissimo anche farlo da qua, a questo punto, e sfruttare questo muro, anzi aggiungerne addirittura uno. Quindi noi si potrebbe fare così, fare subito
bel cancelletto. Cancelletto è sempre meglio farne due, perché io poi dopo sempre meglio farsi una seconda uscita d'emergenza. Ok, intanto facciamo quelli. E sarebbe ottimo. Qua qui volendo si può anche chiudere. Oh, una chiusura in più fa sempre bene. Building completed. Ok. Qui allarghiamoci più possibile. Però per un pecoglione le torrette. Ma intanto poi c'è il laghettino, no? Ecco, però adesso ci vuole uno che faccia un patrol differente. Eccolo, guardalo, guardalo come l'ho sgamato subito. Guardalo come va subito il maialino, guardalo. Sudicio. Guarda quest'altro. Chi è? Che ha sparato? Hai capito? Erano già pronti? Attention. Building completed. Perché mi dice attention che mi fa sempre cagare addosso? Qui facciamo un'altra cancellata. E poi alt, fatemi pensare un attimino, se io chiudo qua, poi c'è tutta sta ambaradan che rompe. Se io invece chiudo così, va bene, dai, va bene, va bene, va bene, anche troppo. Anzi. Però dobbiamo avanzare un altro pochino, abbiamo 7 lavoratori. Io voglio arrivare qua. Qui va, ogni passo che si fa va a ragionare, ragazzi. Sono 11 di legno. Io posso fare un altro legno. Un altro legno. Energia, ma che palle però, ragazzi. Wood 20. Dove vai? Vabbè. Il patrol adesso lo puoi fare. No, dove va lei, signoria? Almeno Ranger dovrebbe essere donna, credo. Ok. Poi tanto qui ci pensa il grande qua, il mister. Mister Shocking Tower. Allora. La secco? No, poi mi blocca tutto. La famo qua, guarda, la bellina. C'è un bel aridume lì, va bene. E siamo un lavoratore, già. Quindi. Qui poi passate. Ok. Io vorrei tanto chiudere così. Adesso manca elettricità. Ah no, cosa sta facendo? No, cavolo. Ok. Attenzione. Building completed. Qui si va a concludere qua. Facciamo un altro di questo. Ok. E già qui è ottimo. E poi chiuderemo. Qui era bellino anche chiudere. Anche qua, magari. E qui se chiudiamo così, poi dobbiamo chiudere anche Q.
cui allora a questo punto chiudiamo anche qui. La vedo un po' troppo lunga la faccenda. E se lei gli spara? Minchia, stioppata via, vedi? Buona, che proiettrice io. Cioè, ho capito che sono zombie, però sono un po' esagerato. Intanto possiamo chiudere qua. Magari ci leviamo un pensiero, così sarebbe carino. E così. Però cosa fai? Lasci il ferro fuori? No. Addirittura avevo messo una guardia qua. Mi sembra un po' esagerato. Direi, è il momento di... Si potrebbe fare anche una chiusura qui. E poi ampliarci. Posso fare un altro food che me l'avevo anche scordato. 10, 8, 7, 11, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 10. Avrei fretta di chiudere, ragazzi. Ma un po' di fretta proprio. 12 food production. Bisognerebbe cercare di stare sempre alti in modo tale che non dobbiamo mai aspettare che siano pronte le cose. Qui potrei farle. Vediamo un po' dov'è che dà di più. Qua l'unico. E possiamo farci delle case, tanto qua ci mettono però i ranger, fanno i fuori, eh. Ottavo giorno. Io posso o chiudo così, però a questo punto mi converrebbe chiudere qua, anche se ci lasciamo il ferro alle cioè dietro, davanti. Io farei intanto chiudere qua. Non piacciono gli spazi piccoli perché sì, c'è meno da difendere, però al tempo stesso non puoi mettere più di tot torrette qua. Invece lo spazio ampio puoi mettere quante torrette ti pare. Qui sì, sarebbe bello chiudere qui. Cosa che molto probabilmente farò a sto punto, dai. Bisogna avere anche un pizzico del coraggio. Se lei mi patrolla. Mi patrolli? Mi patrolli o non mi patrolli? Attention. Building completed. Ok, adesso bisogna stare attenti qua. Io chiuderei per il momento qui, però poi bisogna andare a chiudere anche qua. Mamma mia, che palle. Che bolts. Quindi fammene un'altra qua. Lei va di qui. Lei mi sta patrollando, non serve più andare qua. 5 lavoratori, 18, 23,
e 88. Perché non sono in posa? Questa si sta avvicinando, ma c'è lei. Questa sta facendo qua. Quello sta facendo di là. E questo lo famo fa qua. Che qui ci viene un muro difensivo che è un'assurdità, viene fuori. Perché vado sempre a fare una parte troppo sparato. Ce la fa anche il quarry. Attention. Building completed. Come sono brutte le cose così nel mezzo. Proprio brutte. Proprio brutte, brutte, brutte. Brutto, brutto. Attention. Building completed. Tutto. Non si tocca e cacca. Ma se facessi un'altra segreteria ora lì è troppo, eh? Pretendo troppo. Lei mi deve patrullare qua. Attenzione. Va sto pezzettino qui, mi deve fare. Pausa. Va sto pezzettino qua. E a questo punto mi fa sto pezzettino qui e poi vi incontrate e vi date un bacino, perché ora arrivano, vedi? Ma visto che sono un po' lenta a fare le cose e adesso se ne approfittano. Qui anche qua si lascia il... Scusate un po', no? Anche qua, ma se io vado avanti un pochino di qui e chiudo qui invece che chiude tutto così, siamo sempre le solite. Alla fine chiudo qui, no? Poi vado un pezzettino avanti, poi vado un pezzettino avanti e poi mi fregano. Cominciamo a essere... Signorina, le devo dire io di tirare? Oh, che perfetto, guarda. È perfetto. Ok, qui abbiamo chiuso, al limite se entrano si potrebbe fare anche una chiusurina, tanto per stare tranquilli al momento senza pretendere chissà cosa. Tanto questo non lo voglio. Ah, non c'è proprio il... Manca l'energia. Dov'è? È morto, eh? Ok. Una madonna. Chi? Chi è che è stato attaccato? Nessuno. Cinque lavoratori. Ok, lui non pensavo facesse tutto, tutto non fa. Andiamo a fare una cosa seria. Cosa ci vuole? 8 lavoratori, 20 stone, 458. Dobbiamo fare anche il query. 4 lavoratori. Stone 5, stone 6, 4, 4, 5. Allora, siccome qui ne vorrei fare 2, non 1. Ne faccio uno qui, allora se lo faccio qui arriva fino a 1-2, se lo faccio qua 1-2 5
3 non ne posso fare assolutamente tanto. 3 non me li fa fare, però se lo faccio qua, questo qui non me lo fa costruire. Quindi stan 5 e poi case a go gold. Ma vaffanculo al gold, ma vaffanculo al gold. Allora, mandiamo lei che è più veloce, vai. Oddio, qui c'è un po' di... Ok. Dobbiamo aspettare il gold. C'è una miniera di gold che ho preso da qualche parte? No. Comunque ragazzi, già è troppo vasta questa area qua. C'ho proprio il problema di pensare troppo in avanti. Ok. Non le vorrei far più lì. Mi ruba un sacco di posto buono. Bisognerebbe farne qua. Solo che qui è un po' pericolosetto. Tanto intorno al lago si può fare solo il pescatore e basta. Ce n'è tanti qui. Quanti ne posso fare? Ma qui uno ci sta, no? Perché no? Perché no? Lei il patrol me lo deve cambiare adesso. Mi fa da qui a qui. Lei... Io... Vabbè, io mi chiudo qua, dai, dai. Fermo le macchine. E per esempio questo qua è un punto brutto che a me non piace, perché essendo così piccolo io non posso mettere molte difese. Qui se sfondano entrano definitivamente, quindi secondo me è meglio farlo o più indietro tipo qua o più avanti tipo qui. Non mi piacciono i posti stretti, secondo me sono da evitare. Che posti stretti sembra che te sia vantaggioso perché difendi meno. Cioè hai meno posto da difendere, ma in realtà sei svantaggioso perché non ci puoi mettere tutto quello che vuoi. E dopo se viene un assalto grande e te ci puoi solo infilare due torrette come difesa, ti aprono. Allora, il ferro al momento non mi interessa, perché è una risorsa che magari serve più avanti. Stone 3, stone 3, stone 5. Però qua siccome ne potevamo mettere un'altra, l'abbiamo calcolato. Queste più ne fate meglio. Poi 10 di energia. Quindi anche l'energia a breve. Sai che questo l'ho messa veramente male che non mi fa mettere altro. Attention. Building completed. Ok, facciamo, non aspettiamo che ce lo dica. Lavoratori 4 e cibo, anche il cibo subito, dai, qui ci va uno. Food? Perché non mi fuddi qua? Minga, nome forde! Come che nome forge? Ok,
che non ci, non ci arriva l'energia. Bene. Bene. Non ho mai forte. Venga, non mi forte. Unghie, Rosalea, non mi forte. Qui c'è l'oro, maledetto. Maledetto. Ecco, per esempio l'oro io me lo vorrei andare a prendere, però non posso. Devo chiudere qui, perché se chiudo a filo qua poi non ci posso mettere le trappole, perché mi dà il rosso e io queste cose qua mi danno fastidio. Ci da pensare tutte questo gioco. E qui l'angolino gli manca. Non mortacci tu. Lo conosci? Almeno qua, se uno ci vuole mettere un po' di difese, le mette. Per fortuna questo qui, questo schifo in terra, non so che cosa, ma non gli dà noia. Ecco, facciamo... No, a te t'avevo detto di no. Ecco, per ora facciamolo da uno. Io qua non lo so. Andiamo proprio avanti. O chiudo qui. Attention. Building completed. Comunque voglio parecchio spazio. Attention. Building completed. Let's get them! Alright. Let's go. Who do you want? Tanto un po' di valore, non abbiamo ancora chiuso, te lo puoi immaginare. E non abbiamo ancora fatto. Ah, manca solamente il l'oro. Il centro di comando non abbiamo ancora fatto, eh. Posso te complimentare? Dove vai, scusa? Attention. Building completed. Allora, ne ho 10. 10? Però. Ma mi è insaputo, ne ho 10. Qui ci siamo, no? Per niente, ho fatto. Ok. Adesso concentriamoci sul... questo ottimo, io lo farei qua, dato che qui sarà sicuramente. Beh, però no, è un casino, cioè, lo vedo già, cioè, è un casino, ragazzi. Minchia, finito tutto il food. No, scusate. Cioè, ora io non è per dire, no? Ma se sto a zero di tutto e non posso fare più niente, no? Ma, cioè, sembra una presa per il culo. Gli avrei dare una chance di fare qualcosa. Ma vedi, levo questo, cosa devo fare? Mi serve uno di energia. Che è che mi dà uno di energia?
Nessuno. Allora, rileviamolo. Ragazzi, ma se devo... Siccome è priva di tutto, a sto punto aspettiamo un secondino. Posso fare uno qua? Disturba? Facciamo un po' di energia, facciamo almeno il food. Vuole il ragazzo, vuole sempre questo maledetto food. Anche qui gli va fatto, perché gli manca il capellino. Che palle però, pazzecchi proprio su tutto, eh. Tratte, facciamo fare una roba così. Giusto. Bel cancellino. Due. Troppi due. Mi sembrano un po' troppi due. Anche se mi fanno comodo a me due. Vabbè, allora fanno uno nel mezzo, via. Vai, qui ci resta il cecchino e va bene. Sì? Chi? Va di lei che è più veloce. They are attacking the colony defenses. E lei? Any orders? Sempre li attaccano, eh? Due. Lei mi vola qua. The walls are under attack. Ok, abbiamo chiuso? Manca qui. Ci manca food. Lo potrò fare adesso. Our defenses are being attacked. Sì. 10, 12, 14. Arriva fino a questo angolino qui. Quindi in tutte le salse ne posso fare uno solo. Facciamo un altro anche qui, se me lo fa fare, tanto non penso che gli annoia. Anche perché 30 di legno va abbastanza benino per il momento. No, possiamo farlo anche qua. Qui ce n'è già uno che gli dà noia. 16, 15, 16, tiè. Ripariamo. Possiamo concludere qua. Troppo comunque, ragazzi. Troppo, troppo. C'è qualcosa che non quadra. Cosa vuoi? Food. Fatti due. 322. Allora, la warehouse aumenta, ok, aumenta praticamente la capacità massima, la raddoppia. Io farei questo, tanto per il workshop non abbiamo oro al momento. Attention, building completed. Facciamo qua qualcosa ancora. Building completed.
Sono nemici vicini. Attention, building completed. Attention, building completed. Attention, building completed. Ok, 142, 10. 14:30. Quindi se noi facciamo quello che raddoppia il magazzino, comunque la viviamo anche un pochino meglio. Sarebbe buono farlo qui. Io lo so che è un brutto vizio di distruggere, di fare le cose e distruggerle, ma... Ah, minchia, zero? Ci dà così tanto? Cavolo, non pensavo. Esagerazione. Ma facciamola qua. Non mi ricordavo che dava così tanto. Resistente. Sto rischiando un po' troppo. Attention. Building completed. Commander? Charge! At your service. Aspetta. Almeno un 2 qua, però non gli mandò sul muso. Facciamo chiudere. E poi l'ho fatta la caserma, dov'è? Ah, non l'ho fatta poi? Buonanotte. Ah sì, perché mi hanno mandato a zero di tutto. Allora, di tutto facciamo la caserma. Facciamo qua. Building completed.
Si è messa un po' a merda. E comunque manca sempre la parte qui, eh. They are trying to break through. Qui? They are attacking the colony defenses. Va bene ragazzi, io direi di fare una cosa al momento, direi di concludere qui, intanto stasera era così una live tanto per, e ci vediamo domani che è lunedì verso le 5, che è quello l'orario principale del canale, e vi ricordo comunque se non siete iscritti di iscrivervi su YouTube, e se siete su YouTube, perché poi posterò anche la live su YouTube, di iscrivervi su Twitch così potete vedere la live in diretta. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo domani alle 5 su Twitch. Va bene, buonanotte a tutti ragazzi, arrivederci, alla prossima.